uno dei personaggi che vengono ricordati in questo Europeo 2016, in particolare nella partita tra Italia e Germania, che ha visto la sconfitta dell'Italia nei confronti della Germania ai rigori. C'è una persona che ho toppato contro la mia di Simone Zaza, il quale vi ricordo ha compiuto quel rigore, ha calciato un rigore che purtroppo non ha centrato la porta, è uscito pericolosamente dalla porta. Zaza si è concentrato nel calciare questo rigore prendendo una rincorsa veramente troppo leggera, secondo la mia opinione. Sembrava quasi di assistere, infatti, ripeto, a una persona anziana che correva. Beh, dopo questa sconfitta però Zaza chiede scusa. Ero qua a gran voce, infatti avrebbe detto le seguenti parole. Oltre a chiedere scusa, aggiungo che mi dispiace aver deluso tutte le persone che hanno vissuto, gioito, creduto e alla fine sofferto per questa squadra. Un balletto che poi però è diventato virale nel web, non è passato inosservato. Io mi assumo le mie responsabilità come ho sempre fatto e vado avanti, consapevole che questo gruppo ha reso i fieri gli italiani, quelli veri, quelli che hanno sempre rifato per noi, indipendentemente dal ruolo della squadra, quelli che prima di ogni partita cercavo di spiare e guardare negli occhi per capire che non eravamo solo 23 in campo, ma una popolazione intera. E poi prosegue in modo molto lungo Simone Zaza nel chiedere scusa a noi tutti. Ciò che è successo me lo porterò dentro per tutta la vita, era il momento più importante della squadra, anche il mio ovviamente. E gli ho fallito, forse tra qualche anno si ricorderanno solo di alcuni episodi, non di quei 23 che hanno dato l'anima in ogni allenamento per essere pronti partita dopo partita. Ma questo è il calcio ed è così, scusate ancora. Ovviamente tanti sono stati i commenti di coloro i quali hanno supportato il giovane calciatore. Gli hanno detto non ti preoccupare, vai avanti, sei stato comunque forte. Grazie per l'ascolto, grazie per la visione, il video termina qua. Simone Zaza non hai colpe, forse l'unica colpa che hai è quella di aver preso una rincorsa troppo lenta, a mio modesto parere, ma ti ricorderemo comunque come un ottimo giocatore che in qualche maniera ha aiutato l'Italia ad arrivare agli ottavi di finale in questo Europeo 2016. Grazie caro Simone Sasà per il tuo comunque contributo a livello di squadra in questo gruppo dei 23 convocati da Antonio Conte. Iscrivetevi cari utenti, commentate, un saluto e a presto.